E siamo giunti all'ultima puntata di Fuori Menù per questa stagione. Allora, innanzitutto volevo dirvi grazie. No, stavo scherzando. Facciamo la fine. Allora, questa puntata è una ricetta facile da cucinare. Anche perché, insomma, tante volte faccio cose un pochino più elaborate, quindi ho detto concludo con qualcosa di molto semplice. Allora, queste sono degli involtini o rotolini di melanzane ripiene. Allora, abbiamo melanzane, pomodorini pachino, formaggio spalmabile, insalata songino, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Primissima cosa da fare è, allora, melanzane dipende se siete a dieta o no, quindi le potete fare sia grigliate che fritte. Io per fare le cose sfiziose faccio tutto fritto. Allora, tagliamo la prima parte della nostra melanzana e provo a fare delle melanzane sottili con la mandolina. Vediamo se ci riesco. Se non ci riesco, lo faremo a mano col coltello. Vediamo un po'. Mazza, difficile, ma non impossibile, ce la farò, ce la farò un attimo. Ok. No, ok, è difficile, non lo farò con la mandolina, lo farò a mano. Allora. Cercherò di farle più sottili possibili. E le andremo a friggere in olio di semi. Ok, allora, aspettiamo che si scalda l'olio e andiamo a fare anche i nostri pomodorini, che invece quelli saranno confit al forno con un po' di olio, sale e zucchero. Allora, facciamo la tecnica che avevo imparato un po' di tempo fa. Quindi li mettiamo tutti dritti, proprio così. Dallo stesso verso. Ok. E li andrò a tagliare tutti insieme contemporaneamente. Però con l'altro coltello. Ok. Mano sopra. No, venuti male. Questo è venuto basso, mannaggia. L'altra volta c'ero riuscita, questa volta no, vabbè. Va bene così. Allora, teglia, li andiamo a mettere. Così. Ok, andiamo a mettere un po' di sale. Un po' di olio
e per caramellarli un po' di zucchero. Allora. Perfetto. Centottanta gradi e ora invece andiamo a friggere le nostre melanzane. L'olio dovrebbe essere abbastanza caldo, ma facciamo una prova. Freddino. Questa ricetta, appunto, dicevo, è molto semplice, quindi una volta che abbiamo fritto le nostre melanzane, ovviamente le mettiamo su un piatto per assorbire l'olio in eccesso. Poi andiamo a spalmare un po' di formaggio spalmabile, mettiamo un po' di insalatina condita con olio sale, due pomodorini confit da forno. Arrotoliamo e li mettiamo su un piatto. Se volete, avete paura di che si vadano ad aprire, li potete chiudere ovviamente con degli stuzzicadenti. Quindi tutto molto semplice. Ovviamente possono essere un antipasto per aperitivo o anche un secondo. Alla fine è un secondo vegetariano perché non abbiamo né carne né pesce. Allora, fa le bollicine, quindi proverei una seconda volta con il culettino della nostra melanzana. Non ci dà segni di vita. Si sveglierà? A parte che comunque è anche abbastanza light perché la farina non verrà messa nelle melanzane, nemmeno il pan grattato, quindi comunque è uno sfizio che ogni tanto poi nelle diete il fritto fa bene, serve comunque a dare di nuovo un boost al nostro metabolismo. Allora, l'olio, ecco, piano piano sta facendo le bollicine, quindi speriamo che ci frigga le melanzane anziché farle affogare nell'olio. Mi preparo qui anche il piatto per posizionarle una volta fritte. E direi di procedere, secondo me. Ok, sembra che sta dando segni. Sì. Adesso dovremmo esserci, quindi, anche perché l'ho messo in super power, quindi se non è bello bollente ora penso non sarà mai. Bene. Questo è il sound che ci piace. Friggiamo bene. È che purtroppo avendole tagliate a mano, non è che siano venute super sottili, però. Sì.
Sono comunque fritte, quindi sono buonissime. Che poi quando l'olio, adesso man mano che ci iniziamo a mettere le melanzane, si scalderà, si surriscalderà e quindi praticamente le ultime verranno belle dorate, le prime sono sempre quelle un po' apatiche, non so perché. Via, mettiamo la seconda. Ok, in questo momento sto mezzo rimpiangendo il fatto di non aver scelto la bistecchiera per fare le verdure grigliate, ma tutto a posto. Giro. Lasciamo andare qui la melanzana, nel frattempo salo questa e vado a controllare i pomodorini. Perfetti. Li ho andato ad aumentare leggermente la temperatura al forno. Ci siamo quasi anche con questa, più che altro che devo assicurarmi che i bordi siano ben cotti e non siano ancora ovviamente duri e crudi. Perché diciamo che la parte fragrante e croccante poi deve venire più che altro proprio dal fatto che è fritto e non dal fatto che sia a metà cottura. Andiamo avanti, facciamo questa. Penso che ne farò quattro, perché a meno che non provo. Vabbè, girare si gira. Vabbè, faccio quelle che ho tagliato, dai. Salviamo pure questa. Comunque, insomma, una volta fritte e messi i pomodorini al forno è tutto tutto semplice perché va semplicemente composto il rotolino o l'involtino, come lo volete chiamare.
andiamo proprio ad affogare nell'olio. Comunque aspettate sempre un po' prima di andarle a farcire, perché comunque la melanzana calda, se andate a mettere il formaggio spalmabile freddo da frigo, si scioglie e diventa proprio un mappazzone terribile. Metto un po' di sale pure qui. Allora, secondo me, stavo pensando che se dovesse essere come un antipasto o un secondo, più o meno si può pensare di farne 3, massimo 4 a porzione. Ovviamente invece se li dovete mettere come aperitivo, ovviamente più ne fate meglio è, perché questo tipo di combo con poi la melanzanina fritta, cioè spariscono, cioè non fate in tempo a appoggiare il piatto da portata su un tavolo che già sono sparite, quindi mi raccomando, fatene tante. Non so che friggere, ovviamente io ho preso quella piccolina perché ci metto meno nel senso di olio, ma se avete ovviamente una friggitrice o un bel padellone grande, più ne mettete più è veloce la procedura ovviamente. Voglio controllare i pomodorini ancora una volta. Ok, allora li tiro fuori così si freddano anche loro un pochetto. Voilà. Se volete, come vi ho detto prima, un po' di origano che ci sta sempre bene. Cosa vi avevo detto? Man mano che si surriscalda l'olio, queste saranno un po' più abbronzate e le altre un po' più apatiche, ma va bene, fa nulla. Magari vi faccio fare un secondo giretto. Ultima. Questa è pronta. E ora facciamo l'ultima.
voglio far dorare leggermente questa, che era proprio la prima ed era troppo apatica. Perfetto, e poi ultimissima questa. Così ce le ho tutte un po' uguali e tutte un po' doratine. Allora, prendo il piatto, così iniziamo a comporre i nostri rotolini. Allora, perfetto, ci siamo, posso spegnere. Vado a dare un altro po' di sale in generale su tutte le zucchine. Ora condiamo l'insalata con olio, un po' di sale e, se volete, un po' di pepe. Allora, ok, ce l'abbiamo. Ora prendiamo velocissimamente spatolina e spalmiamo sulle melanzane il formaggio spalmabile. Questo è proprio un piatto senza glutine alla nascita, perché non ha nemmeno farina nella frittura. E poi se volete fare una cosa a base di verdure per i vegetariani, questo è perfetto, come magari se avete pensato di fare un antipasto o comunque un aperitivo a base di carne o pesce per i vostri amici vegetariani e non vegani, perché il formaggio non lo possono mangiare. Comunque è sicuramente un'alternativa sfiziosa. Perfetto, ci siamo. Ora vado a mettere i pomodorini. Li mettiamo dentro, più o meno due per melanzana, ovviamente se la melanzana è piccolina ne possiamo mettere solo uno. Ok, insalatina. Perfetto. E ora arrotoliamo. Sono ancora bollenti, però essendo che sono rimasti pochissimi minuti, lo sto facendo più velocemente possibile.
vabbè, questa è piccolina, no, non la metto perché mi si sta aprendo. Due, tre, che poi fa ridere perché vanno veramente tipo a scalare, c'è la più grande e la più piccola. Ok, allora, così, questi sono gli involtini barra rotolini di melanzane ripiene. Oddio, stavo per rompere un piatto. Voilà, buonissimi, meravigliosi. Gustosissimi, veramente sfiziosi, quindi replicateli e come dicevo a inizio puntata, questa è l'ultima puntata di Fuori Menù di questa stagione, quindi grazie a tutti di cuore e spero di tornare la prossima stagione per fare nuovi Fuori Menù in vostra compagnia. Un bacio a tutti e buone vacanze!